primo giorno la fase 2 è entrata nel vivo, il mercato si ricopre. Come sta andando questa prima giornata da fase 2? Allora, diciamo che vediamo più gente in giro e sicuramente un po' più predisposti ad uscire con, diciamo, le dovute accortezze e un po' di tranquillità. Dal punto di vista economico possiamo dire che sicuramente hanno subito quello che è stato questo dissesto, quindi la loro propensione all'acquisto è, notiamo da nostro storico, leggermente diminuita. Ci chiediamo se il nostro settore, ma avendo qua un palcoscenico di prodotti differenti e confrontandoci, abbiamo notato che il problema potrebbe essere proprio legato a questi due mesi di stasi lavorativa. I tavoli abbiamo visto che sono vuoti ancora. Diciamo che sicuramente non sarà il primo pensiero della gente andare a mangiare in giro, secondo me, né qui, che, diciamo, abbiamo prezzi molto contenuti, è un prodotto di qualità fatto all'interno che altrove, secondo mia esperienza. Quello che notiamo è che comunque continuano a prendere per l'asporto, per cui al mercato anche per chi è un abituè. Come va la situazione? Come state affrontando questo primo giorno? Non credo che la situazione sia tanto cambiata qua al mercato, perché alla fine anche durante il fase 1 era sempre aperto. Vedo un po' più gente forse, però può darsi anche perché c'è lunedì. Io non vedo tanto cambiamento al mercato proprio in fase 2. Dispositivi di sicurezza ancora un po' carenti però al mercato. Sì, questo sì, l'ho notato, però vabbè, chi ci crede, si vuole proteggere gli altri, comunque continua a utilizzarli e cerca di stare cauto anche se c'è questa grande riapertura. Il pesce, la tradizione siciliana siracusana al mercato di Ortigia. Nella fase 2 si riprende a tutta velocità? Speriamo, io spero che si riprenda presto, perché siamo un'annata a morte. Per esempio, ci faccio vedere oggi cosa c'è di fresco. C'è pesce spada locale, tonno, abbiamo. Non l'ho tagliato perché ho visto che la mattina c'era malovesso. Cosa abbiamo? Lattume di tonno, c'è tutto, non manca niente, il pesce c'è tanto freschissimo, magari lo può vedere là. Praticamente mancano solo i clienti oggi. Manca chi lo consuma, sì signore, è vero. Speriamo, va. Speriamo che lunedì, sa, perché ormai la gente il lunedì consuma quello che rimane la domenica, mi pare giusto. Tassisti, un'altra categoria che è stata vittima della fase 1 del coronavirus, ma adesso siamo alla fase 2. Una domanda. Com'è andata effettivamente la fase 1 e cosa vi aspettate da questa nuova fase? Bene, la fase 1 diciamo che ci siamo fermati tutti, noi, il nostro settore è un settore stagionale, diciamo, lavoriamo solo col turista, la maggior parte è il turista che prende il taxi. Nella fase 1 hanno chiuso il tutto, perciò non abbiamo potuto avere dei turisti e non abbiamo potuto lavorare. Adesso è iniziata la fase 2, ma la fase 2 è molto ristretta perché comunque continuiamo a non avere da lavorare. Che sussidi avete avuto o che sussidi avrete? Fino oggi zero sussidi, se non è quella dell'INPS, delle famose 600 euro che alcuni hanno preso, alcuni no, io sono quelli dei no. Un sussidio che abbiamo richiesto, come la Regione Campania, di un sussidio di 2.000 euro per tassista per andare a riprendere il lavoro che abbiamo perso, ma sarà una fase lunga anche perché non ci sono le giuste interlocuzioni tra i comuni e la Regione Sicilia. 18 maggio, fase 2, Piazza Duomo non cambia volto, è come essere ancora nella fase 1. Per quanto tempo resterà ancora chiuso il bar e con quali prospettive? Allora, sicuramente rimarrà chiuso tutta questa settimana. La prospettiva è di riaprire dopo un'altra settimana, a metà, perché bisogna vedere esattamente cosa c'è in piazza, le persone che passano, e se ci sarà gente o una cosa del genere. Intanto aspettiamo questa, la prospettiva è aspettare ancora. Come si riaprirà? Quanti tavoli sacrificherete? I tavoli da sacrificare sono, cioè, i tavoli saranno alla fine sempre quelli, ma però occupano meno posti. Un tavolo da 6 prima era da 6, adesso diventerà da 2, un tavolo da 8 diventerà da 4, quindi da 150 posti che noi avevamo ne abbiamo contati 50, ma grazie a Dio li abbiamo.
Noi questa mattina abbiamo fatto un giro per la città e in effetti la zona più desolata è proprio il cuore di Ortigia, come Piazza Duomo. Vi sentite un po' penalizzati in questa fase, visto che il turismo rallenta? Ma ci sentiamo molto penalizzati, perché noi siamo una zona turistica, ormai è diventata l'Ortigia, e quindi se non c'è turista non c'è lavoro.